allora ci proverà proprio il difensore centrale francese a calciare verso la porta di Pane. Parte Gigliotti ed è un grandissimo gol di Gigliotti, pareggio del Foggia al 43esimo minuto della ripresa. Ha trovato l'angolo Gigliotti, che gol sinistro imprendibile per Pane, è 2-2 al 43esimo minuto della ripresa. Allora abbiamo il nostro primo collegamento in diretta. Come io tante cose non le vedo bene, mi sembra che stiamo giocando bene però. Certo, stanno giocando bene, anche perché dall'altra parte c'è la prima in classifica. Si muovono bene, stanno giocando bene, ma penso che adesso vedremo di riequilibrare un pochettino le cose. So che entra Bencivenga. La lavoro è quella, no? Speriamo che faccio vedere. Tanto quanto bello, non mi sembra che abbia giocato benissimo. Adesso non so da casa come sembrava, da qua non sembrava granché, insomma, molto belli. Sì. Però, sì. Vabbè, beh, non senti. So, non so quale. Vale. Lo stadio sembrava un po', diciamo, parte. Vale, ti salutano tutti e ci dai l'impressione dallo stadio qual è? Cioè, perché noi vediamo solamente il campo, però sugli spalti c'è un sacco di, cioè, parecchio pieno pure lo stadio, insomma, mi sembra tutto abbastanza carico. C'è stata una fase un po' di stanca prima che segnassimo, poi si è un po' ripreso, insomma, ci sono tanti incitamenti, insomma, è una bella atmosfera. Cade il tempo, non è un po' bellissimo, però insomma. Va bene, va bene. Senti, mi sembra più piena del solito, insomma, non so. Perfetto, perfetto. Va bene, senti, noi contiamo sulla tua partecipazione a caldo dopo il secondo tempo. Va bene, tanto sembra che funziona tutto, quindi ti richiamo appena finisce. Perfetto. Parte Gigliotti ed è un grandissimo gol! Parliamo di questa partita. Di questa partita? Vabbè, si commenta da sola, cioè, voglio dire, ma scusami. Ti dico solo, guarda mia salita. Ho detto tutto. No, meravigliosa, veramente meravigliosa. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine ed è questo lo spirito giusto. Non meritavano di perdere assolutamente, abbiamo dominato. Anche loro due tiri hanno fatto, parliamoci chiaro. Sì. Tiri in porta hanno fatto, cosa hanno fatto? Sì, 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 però sono micidiali, eh. Noi avessimo noi quella capacità di realizzare, di concretizzare, avremmo vinto a mani basse la gran parte delle partite. Abbiamo tante occasioni, poi ne mettiamo dentro soltanto una parte. Però, insomma, due gol li abbiamo fatti. Sì, 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 l'importante è quello, comunque aver ripreso la partita e non aver perso. Cioè, voglio dire, perdere una partita del genere non si poteva, assolutamente. Vero, verissimo. Manu, in Germania l'entusiasmo è arrivato dagli spalti dello Zaccheria? Sì, l'entusiasmo è arrivato. Niente, praticamente i miei amici chiedono ogni tanto come va, come procede con il Foggia, perché sono rimasti comunque contenti anche di questa realtà che è appunto mitico. Per quanto riguarda la partita sono contento, anche se ci abbiamo sempre un brutto vizio, nel senso che noi nelle ripartenze prendiamo i gol. È stato così appunto con il Barletta, è stato così anche con l'ultima partita che era contro il Melfi, mi pare, e anche nel secondo gol che abbiamo preso c'è stata appunto una ripartenza della squadra avversaria, appunto del Benevento, che ha fatto il gol. Comunque sono molto contento, la punizione è una punizione che sono rimasto veramente senza parole, bellissima, io penso che sia la seconda più bella poesia che il Foggia abbia scritto dopo quella di Sarno contro il Lecce. Sì, spettacolare. Non è la prima volta che segna così. No, ed è un bellissimo gol, tant'è vero che poi sono anche innervositi i beneventani perché pensavano sostanzialmente di vincere, i falli che facevano, fin troppi, anche se non ho ben capito quel cartellino giallo nei confronti di Oyako, nonostante aveva un bel taglio
dalle parti del sopracciglio, insomma, con evidente perdita di sangue, vabbè, cosa ammonisce a fare, insomma. Bisogna E vedere se appena. magari aveva tentato una reazione, comunque la reazione viene punita e è andata di lusso che non li ha cacciati tutti e due. Forse quel No, taglio ha vabbè. salvato l'espulsione a tutti e due, compreso il nostro. Comunque sono molto contento, come al solito abbiamo cacciato l'orgoglio, abbiamo cacciato il carattere, abbiamo vinto contro il Benevento che incomincia purtroppo a fare Manu, una. Manu, Manu, capisco il tuo Dimmi. entusiasmo, abbiamo pareggiato. Dai, Manu. Sì. No, non vorrei Come adesso. dai? Magari Sì, qualcuno assolutamente. interviene e dice: scusate, mi sono perso la parte finale. Siccome a qualcuno salta il video, non vi siete persi il terzo gol, non l'abbiamo fatto. Vai, vai, Manu, vai. No, semplicemente stavo dicendo che comunque Benevento, sì, diciamo che incomincia a fare un campionato a parte. Adesso quanti punti ha? 50 adesso? Assai, Ok. assai. Assai, quindi Benevento incomincia a fare ufficialmente un campionato a parte. Comunque va bene lo stesso. Abbiamo rallentato, abbiamo preso un punto, abbiamo rallentato il Benevento e questa è la cosa che più importa. Certo. Senti, c'è Valentino in linea. Valentino, dallo stadio, il primo mitico allo Come Zaccheria. Vale. va? Come va, ce lo dici tu? Hai potuto vedere una partita bella? È valsa la pena di fare la sfacchinata per arrivare a Foggia da Roma? Ah sì, alla fine secondo me meritavamo anche forse di vincere, insomma, io non so se poi lo stadio magari trascina emotivamente, però l'arbitraggio è parso un po', insomma, Un po' di parte. un po' di parte, ecco, per non dire cose peggiori, soprattutto perché non gli ha fatto fare il 2-1, insomma, poi dopo ha avuto un attimo di momento di pulizia di coscienza, però fino a quel momento. Cioè, anche diciamo il gol loro nasce poi da quella punizione che non ha dato lì al limite dell'area, insomma, mi sembra un po', è stato un po' dal campo, sembrava veramente alcune decisioni, l'ammonizione a quinto, insomma, i cartellini tutti un po' a fatti loro. Sì, diciamo che è stata dubbia, però Sì, insomma. senti, ma No, c'era un atteggiamento che si vedeva anche sulle espulsioni di De Zerbi, insomma, è atteggiamento quasi a far capire che non voleva possiamo fare il fare niente. protagonista, sì. Senti, Sì, tanto è vero che gli hanno messo di cotto di crude, poi insomma. ma l'atmosfera com'era allo stadio? No, bello, è stato molto bello, c'è un sacco di veramente tanta gente e gente si è fatta sentire, poi, insomma, sembrava un bel clima. Il peccato, ecco, fosse arrivata pure la vittoria, perché le occasioni le abbiamo avute, credo. Certo, Insomma. certo, certo. E poi forse ha sfruttato male un sacco di calci d'angolo, per dire, insomma, tutti un po' sprecati. Abbiamo, Però. hanno fatto entrare anche il tuo idolo alla fine. È Infatti. entrato Bencivenga. Abbiamo sentito che c'era uno che tifava per lui allo stadio, si è sentito Sì, benissimo. cercavo di sovrastare I tutti gli fischi. altri fattori, esatto. va bene così. Beh, insomma, abbiamo fatto una bella figura. So che qualcuno era la prima volta che veniva allo Zac, no? Quindi Sì. abbiamo onorato la presenza. Sì, ma credo di sì, insomma, anche credo a livello di gioco, insomma, mi sembra peccato, insomma, solo un punto, però va bene così, credo, insomma. Se Perfetto, avessimo perfetto. perso sarebbe stato un po' un peccato. Ingiusto, ingiusto. Beh, una partita vera. Sì, no, no, bella partita, insomma. Partita vera, hanno mostrato attaccamento alla maglia e questo è quello che in genere noi chiediamo sempre a chi indossa quella maglia. Sì, poi diciamo non era facile, sono sul 2-1, mancavano pochi minuti, insomma, avere pure la forza di ributtarsi in avanti, insomma, è stato apprezzabile. È vero, è vero, è vero. Beh, Ma senti. scusate, sono un po' con la voce un po' già, mi manca un po', però insomma. Hai tifato allora? Sì. Ti si è sentito, sì, si è sentito. Questo ci fa piacere. Va bene, d'accordo, Adesso Valentino. stava in tribuna, ma dove stava? Ti saluto perché scappo a Bene, prendere il pullman. No, perfetto, rischi. perfetto. Sì, grazie tantissimo, Saluto Valentino. tutti comunque. Poi ci sentiamo domenica prossima. Certo. Ci sentiamo. Sì. Perfetto, grazie Dai. Valentino, sei stato garbatissimo e buon rientro a Roma. Dai. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Parteggio di ed è un grandissimo gol! Allora, grazie. Vogliamo parlare 5 minuti invece anche dell'altro argomento che, insomma, è un po' di tempo che ci capita una serie di cose a Foggia e non.
non le comprendiamo, non le capiamo, forse No, guarda, diciamo. ieri viaggio mi è arrivata praticamente Francesco, che tu conosci e conosci anche Manuel, mi è arrivata la fotografia della diffida che gli hanno fatto, Sì. con le motivazioni. Non c'è motivazione, è una diffida preventiva. Ieri hanno diffidato 10 persone come diffida preventiva, cioè non hanno fatto niente, tra virgolette niente, loro non hanno accuse, non hanno niente, e li hanno diffidati per un anno. Cioè, è una cosa allucinante, solo perché faccio parte di un gruppo devo essere diffidato senza che voi avete cose concrete in mano. No, non esiste. Non esiste una cosa del genere. No. Senti, sicuramente è Giacomo chiede di spiegare un po' di che si parla. Diciamo che ci sono, dopo l'episodio, dopo gli episodi di Barletta, ci sono state una serie di provvedimenti nei confronti di alcuni ultra, della società. Specifichiamo, scusa, specifichiamo Curva Nord, perché adesso lo specifico, perché non è possibile, Per la l'altra curva parte, no, neanche vabbè, è una. chiaro. Vabbè, sappiamo che era concentrato lì, diciamo, il problema. Ma poi anche contro la società che ha preso la multa, poi anche provvedimenti che hanno limitato la possibilità di accesso allo stadio anche agli altri tifosi. Insomma, ci sono state una serie di provvedimenti. Adesso se ne sono aggiunti degli altri, quindi a distanza di 2 settimane, 3 settimane. È vero, è giusto, è Capito? passato, cioè perché tu parli di qualcosa di molto recente. Ieri, ti parlo Molto di recente. ieri. E Sì, quindi che abbiamo ancora gli strascichi di Barletta. ma non è finita qui, secondo me. Secondo me non è finita qui, finché non li fanno fuori tutti quanti, non sono contenti. Beh, vabbè, diciamo che non. Questo Vabbè, il non. viaggio, pensa che Spiace vedere queste cose, però, perché un gruppo che chiaramente. fa 35 persone e me ne hai diffidate, sono rimaste 7-8 persone in quel gruppo. Non riescono neanche a tenere i bandieroni un altro po'. E L'hanno vabbè, completamente. Cioè, vabbè, e questa è una cosa che beh, lo sai oggi, che questo oggi. No, argomento vabbè, ma non. ne parliamo in maniera molto civile, molto tranquilla. Cioè, effettivamente non, è una cosa che non fa piacere perché al di là degli episodi che ci sono stati, che sicuramente andavano in qualche maniera sanzionati, ma forse ora si sta continuando. Cioè, il punto è che uno si può chiedere quando è che si chiude la partita, il dopo partita del Barletta, perché cioè, fra un po' finisce il campionato e continueremo a pagare le conseguenze di quello che è successo. Manu, allora. Allora, io penso che secondo me queste altre diffide che sono state fatte, come tu hai detto, io dico un po' diverse, ma contenuto uguale, sono state fatte a scoppio ritardato, io direi, perché non capisco la valenza di questi altri 10 diffide. Comunque, dopo una partita che quando è venuta il 20 di dicembre, se non mi inganna, siamo al 31 di gennaio, domani è il 1 febbraio, insomma ancora capisco che cosa potesse significare. Poi hanno sostanzialmente, come già detto, grazie a smantellare il gruppo, sia della Curva Nord, sia anche al tempo stesso della Ciumana Nemica, che è l'altro gruppo, perché comunque devono in un certo qual modo annientare questi ragazzi, questi tifosi, questi sostenitori, questi amatori del Foggia, Sì. psicologicamente. È la cosa più brutta che si possa fare, che comunque, cioè, non dà la possibilità ai ragazzi di andare allo stadio. Poi comunque, signori, cioè, queste cose accadono soltanto in Italia. Cioè, in Italia, se il tifoso commette, supponiamo il caso, se dovesse commettere un reato, la punizione va fatta in quel momento, in quel luogo, in quel giorno. Scrivono questi 10 diffide per che cosa? Ah, magari passa un anno e magari metteranno di mezzo altre cose, altri problemi. Ma insomma, ma ci rendiamo conto? Ma di cosa stiamo parlando qui? Certo. Stiamo Cioè, parlando anche del 10, fatto che un comunque mese e loro fanno un mezzo, giocatore in campo. chiedo scusa, Sì, grazie. vai, vai. Un mese e mezzo Vai. dopo. Un mese e mezzo dopo. Ma per cosa? Se non fosse per gli Ultras, che lo stadio, che stadio è? Sì, E se non sì, sì. fosse per la curva nord, per la curva sud, cioè non penso che poi vanno in tribuna, sono tutti grandi tifosi, vuol dire, diciamocela tutta, che la tribuna si è incominciata a mannaggia, una miseria, si è incominciata a ingrandire da quando poi il Foggia è incominciato ad andare avanti, quando è Sì. incominciato a passare dalla Serie D alla Serie C2, C2, adesso improvvisamente, dai, se come il Foggia che va in Serie B, no, non si fa così, quelli vanno allo stadio,
quelle persone, quei ragazzi amano il Foggia, ci mettono i soldi, ci mettono la faccia, soprattutto quello. Sì. Beh. No, ma c'è gente che dice che viene pagata, rendiamoci conto. Quale? Secondo loro le trasferte e compagnia bene le paga la società. Sì, come no? Mi pare un po' difficile. Esistono delle normative, esistono delle normative molto chiare, erano cose che succedevano negli anni 80. Poi sono state cose che da nessuna parte si possono fare, insomma, anche giusto che non sia così, mica ti paghi la clac, insomma, tu metti su uno spettacolo e apri al pubblico. Il punto che è un po' di tempo che abbiamo una serie di congiunture negative sfavorevoli, per cui fra lo stadio che non è agibile, fra lo anche qui c'è molto da parlare, cioè, voglio dire, dai, parliamone, perché in Serie C ci stanno campi devastati in cui si può giocare, sono agibili e tranquilli, e la Zaccheria non è agibile. E purtroppo noi paghiamo lo scotto delle dimensioni dello stadio, questa è una cosa che è stata affrontata altre volte, cioè uno stadio con quelle dimensioni richiede delle misure di sicurezza diverse, ma il punto non è questo, è che c'è accanto a questo che è un problema oggettivo, bene, è un problema oggettivo e sappiamo che non ci sono molti soldi per poter intervenire. O intervenire rapidamente, però poi c'è anche il problema del pubblico, dalla Serie D in poi i non occasionali, cioè quelli che frequentano Mitico Channel dalla Serie D, sanno che noi in Serie D ci beccavamo le porte chiuse perché c'era un agguato in un'altra città, cioè cose un pochino strane, no? Capito? Ecco, cioè della serie, la prima squadra ad avere la tessera del tifoso in casa, siete stati. Sì, vabbè. Io ero lì fuori con i ragazzi. Noi siamo primi in molte cose, però noi in Serie D abbiamo avuto le partite a porte chiuse in diverse circostanze. Insomma, io non sono di quelli che pensano al complotto perché non c'è, però probabilmente dovremmo raddrizzare un pochettino questa tendenza sbagliata di considerare in maniera più aggressiva di quello che è la tifoseria del Foggia, perché secondo me non lo è. Ci possono essere dei singoli che pagano singolarmente, ma chi sbaglia paga, non è che sbaglia il vicino di chi ha sbagliato, cioè, mi sembra eccessivo questo atteggiamento e queste conseguenze che stiamo patendo per questo. Parte Giglio T ed è un grandissimo gol! Poi voglio dire anche un'ultima cosa, c'è il mio carissimo amico della curva del gruppo degli Ultras di Münster, a cui piace molto la curva nord, a cui piace comunque molto la curva in genere foggiana, mi ha chiesto, Manu, mi sarebbe bello se facessimo un'amicizia con il gruppo Ultras Curva Nord, ho detto, ma veramente questo non è possibile, però, cioè, Manu, avete veramente una bella curva, un bel gruppo, ho detto, se posso fare tipo una specie di amicizia tra le curve, ho detto, va bene, vediamo che cosa si può fare. Adesso i momenti sono, adesso il periodo è un po' così, un po' strano. Però per dire l'importanza, certo, la bellezza che la curva nord ha, cioè, qui in Germania, piace. Certo. Parliamo di persone, e parliamo, signori miei, di un gruppo ultra, cioè di gruppi ultra tedeschi che hanno un mondo totalmente diverso di concepire il calcio da noi. Anche proprio il modo di concepire e di sostenere la squadra che è diverso. Però questa è una parentesi. Va bene. Manu, tanto non c'è il problema, non possono venire, devono pagare gli avvocati adesso. Va bene, grazie. Allora, un'ultima cosa la possiamo dire sul proseguo del campionato. Hanno mostrato carattere, alla fine hanno preso un punto col Benevento e non era né scontato né facile farlo. Sono andati vicini ai 3 punti. Questa squadra, se solita domanda di tutte le domeniche, se li può giocare i playoff? Sì, vero? Sì. Sì, ce la può fare. Parte Giglio T ed è un grandissimo gol! Allora, che partita hai visto? Beh, una bella partita tutto sommato, considerando insomma la forza dell'avversario, che ha dimostrato in effetti il suo valore. Una squadra molto ben messa in campo, che sa esattamente quello che deve fare e che ha affrontato il Foggia così come doveva fare per evitare di soccombere, cioè l'ha attesa nella propria metà campo per poi ripartire con contropiedi velocissimi e soprattutto con molti uomini. Il segreto di questo Benevento sta nel fatto che quando prende palla, in possesso di palla, alza tantissimo la linea difensiva, la porta al centrocampo e attacca con 4-5 uomini a metà campo avversario.
Peccato perché in realtà poi due errori difensivi piuttosto marchiani del Foggia hanno permesso insomma i due gol nel primo tempo e nel secondo tempo che hanno portato in vantaggio due volte il Benevento. La squadra però ha tenuto il Foggia, naturalmente ha tenuto bene il campo, ha cercato di mantenere il possesso del gioco, lo ha fatto anche in maniera egregia a tratti. Certo, non dimentichiamo che anche oggi il Foggia era abbastanza acciaccato all'assenza di Potenza e di Grea che comunque aveva sostituito i difensori nelle partite precedenti, si è aggiunta all'ultimo momento, addirittura in fase di riscaldamento, quella di Dall'Occo, che invece doveva partire titolare. E dunque non è potuto insomma, accadere quello che tutti ci aspettavamo. Chiedo scusa intanto perché c'è una Sì, TV di sì. Benevento che chiede il collegamento, l'ho già fatto precedente. E dunque dicevo, insomma, il Foggia ha peccato perché forse a formazione completa avrebbe potuto sicuramente ottenere di più. Senza nulla togliere a chi comunque ha sostituito degnamente gli assenti. Stavo parlando di Dall'Occo. Dall'Occo addirittura, mentre stavamo salendo le scale dello Zaccheria per andare in tribuna, con la formazione che annunciava Dall'Occo titolare, abbiamo sentito chiamare il medico perché Dall'Occo si è fatto male. E infatti poi in pratica in formazione è stato sostituito da addirittura da come si chiama? Da Sicurella. Sicurella. Ci sarebbe stata la staffetta tra praticamente probabilmente Dall'Occo e il nuovo arrivato Barraco nel secondo tempo, staffetta che c'è stata anche se fosse con un po' di ritardo, questa volta però non con Dall'Occo, bensì con Martobelli in pratica, che poi è stato sostituito da Bengivenga per giunta nel ruolo, ma è uscito in pratica Sicurella e poi è entrato appunto il nuovo acquisto Barraco, che purtroppo abbiamo avuto modo di vedere poco, considerando che è entrato a pochi minuti dalla fine. Il Foggia ha creato anche parecchio, ha avuto almeno un paio di buone possibilità per portarsi in vantaggio sull'1-1. Peccato per qualche dribbling di troppo dei soliti Sarno e Cavallaro, o meglio, questa volta più Iemmello che Cavallaro, in verità che Cavallaro ha fatto leggermente il suo dovere. Dai suoi piedi infatti sono partiti i cross più pericolosi. È stato saltato sistematicamente il diretto marcatore, il numero 2 della formazione avversaria, che per giunta ha commesso 4 falli netti su diversi giocatori del Foggia, e non ha avuto neanche una munizione. E qui l'altro tasto dolente. L'arbitraggio oggi sicuramente è stato a dir poco scandaloso in alcune frangenti, capovolgendo decisioni, cioè assegnando calci di punizione agli avversari che non c'erano. Addirittura i guardalini ha segnalato un paio di fuorigioco che a noi sono sembrati inesistenti, almeno a vedere dal campo. E dunque, tutto sommato, il Foggia esce penalizzato anche dall'arbitraggio questa settimana. Senti, tu hai fatto prima hai commentato sull'ingresso un po' in ritardo di Barraco. Secondo te ha influito l'uscita dal campo di De Zerbi? Cioè il fatto che sia stato messo fuori De Zerbi, per quanto poi non c'è nessuna critica da fare alla squadra No, per quello che ha dimostrato fino all'ultimo secondo, certo. però magari qualche innesto, credo di aver Ma capito, sai, nei l'avresti visto momenti anche prima. sì, un po' prima, diciamo che almeno una decina di minuti prima, perché tra l'altro mi era sembrato che dopo il 2-1 il Benevento si sia bloccato ulteriormente nella propria metà campo, quasi rinunciasse ad attaccare, insomma, perché magari era convinto di poter vincere la partita. Allora un po' di pressione in più probabilmente avrebbe fatto comodo, anche perché comunque il Foggia ha speso molto anche dal punto di vista fisico questa volta contro gli avversari che non sempre hanno rincorso il pallone, ma spesso l'hanno fatto rincorrere ai nostri, nel senso che stavano lì ad aspettare nel metà campo, i nostri hanno dovuto spesso fare cambiare direzione di marcia al pallone, cambiamenti di campo, insomma, la ripetizione, per cui comunque hanno speso anche un po' fisicamente questa volta i nostri rispetto al solito, nel senso che di solito sono gli avversari che corrono dietro ai nostri, questa volta qualche volta abbiamo dovuto correre anche noi. E Siamo stati quindi all'altezza della capolista, noi vero? indubbiamente la conferma che il Foggia, insomma, tutto sommato regge l'urto di chiunque, anche delle corazzate. L'ha dimostrato con Lecce, forse con un pizzico di fortuna, l'ha dimostrato con la Salernitana, l'ha dimostrato oggi a maggior ragione, perché in pratica non è stato messo sotto in maniera brutale, così come molti si aspettavano probabilmente. Gli stessi beneventani. Io ho seguito un paio di trasmissioni settimanali che fanno in quel di Benevento. Beh, erano certi di venire qui e di stravincere con la potenza della loro armata, che tutto sommato Certo. l'ha dimostrato, è davvero una gran bella squadra. Per giunta, ripeto, con grosse individualità, perché gli attaccanti del Benevento, nonostante il Benevento si difendesse, rimanevano comunque alti, sempre pronti a scattare
sul filo del fuorigioco o in contropiede per rendersi pericolosi. Un primo Poi gol da vedo. Serie A, eh? Un primo Sì, gol di altissimo sicuramente. livello, quindi sono quelle cose che fanno solo i grandi giocatori. Sì, anche se tutto sommato, poi andando a rivedere l'azione, insomma, anche lì c'è qualche errore difensivo No, parlo abbastanza solo del gesto eclatante. tecnico dell'attaccante alla fine del Indubbiamente, tiro, ecco. Cioè, indubbiamente. sono cose che insomma, sono in pochi a riuscire ad avere quella rapidità e precisione di tiro, per quanto favoriti da un errore avversario, però comunque il tiro alla fine è stato spettacolare veramente. Indubbiamente, indubbiamente, il gol è stato un bel gol, così come ripeto. La prestazione del Benevento a me non è dispiaciuta, nel senso che Benevento non ha fatto vedere questa strapotenza, questo strapotere in campo, anzi, a volte mi è sembrato anche abbastanza come dire, preoccupato del possesso palla del Foggia. Il Foggia a tratti è stato davvero a lungo nella metà campo avversaria e nel secondo tempo, specialmente la prima parte del secondo tempo, per un quarto d'ora non hanno visto la metà campo del Foggia. E dunque, insomma, qualche preoccupazione Brini sicuramente l'ha vissuta in panchina. Poi è stata una partita anche abbastanza fallosa, se vogliamo, perché hanno commesso una serie di falli, forse ecco, non falli eclatanti, però in un paio di occasioni, insomma, qualcuno il giallo lo meritava almeno 2 volte, per cui ci poteva stare anche qualche espulsione. Nella fattispecie, ti ho citato il numero 2, che da solo ha commesso 4 falli netti che meritavano l'ammonizione. Addirittura in 2 casi l'arbitro ha dato la punizione in favore del Foggia, ma non ha estratto il cartellino giallo. Cosa che ha fatto invece abbastanza facilmente nei confronti di Agnelli e nei confronti dei giocatori del Foggia, Iacono, per esempio. Sinceramente non hanno commesso questi grandi falli, insomma, da giallo. Sì, certo. No. Sicuramente il merito del Foggia è stato di quello di aver tenuto testa al Benevento assolutamente alla pari. E lo abbiamo fatto in presenza di un Benevento che ha giocato la sua partita. In realtà il Foggia oggi aveva veramente, ci ha messo, come sempre, ci ha messo veramente l'anima in campo. E ha onorato bene questo anniversario, questi 50 anni dal Eh sì, 3-2 con l'Inter. L'ha onorato fantastico, bene, eh? L'ha onorato certo. veramente bene, è stata una bella cosa. Anche il pubblico penso si sia divertito. Sì, beh, diciamo che il pubblico si è arrabbiato, insomma, perché comunque, ripeto, l'arbitraggio non ha soddisfatto assolutamente. E infatti qualcosa è successo anche, qualche battibecco di troppo. C'è stato un calciatore del Benevento che secondo me andrebbe punito per quello che ha fatto, perché mentre rientrava negli spogliatoi a fine partita, ha insultato in pratica i tifosi del Foggia che sbraitavano dalla tribuna, per giunta neanche dalla curva, chiamandoli scimmie, ha detto state zitti che voi siete delle scimmie, e tra l'altro ha scatenato la reazione di qualche tifoso del Foggia che insomma ha fatto anche un gesto che non doveva fare, e speriamo non abbia ulteriori conseguenze, Eh sì, perché ci mancherebbe un lancio c'è di stato un lancio qualcosa. di oggetti, sì, una bottiglia in pratica che sembra addirittura abbia colpito il calciatore. Ripeto, ci auguriamo che queste cose non vengano segnalate, anche perché sai meglio di me. La Zaccaria è sotto di Certo, fila sotto di e fila, sì. un episodio del genere potrebbe provocare addirittura la squalifica del campo, e questo non ci starebbe assolutamente, non sarebbe giusto Assolutamente. dopo me. No, assolutamente no, 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 assolutamente. Comunque abbiamo dimostrato una volta di più che soprattutto una squadra che è rimaneggiata, che in questa, o comunque non con i migliori giocatori, che in questa squadra conta moltissimo il gioco, come sono messi in campo, perché nel bene e nel male, i singoli hanno importanza solo all'interno di quegli schemi. Sì, E infatti. noi abbiamo notato tutti che non hanno lasciato respirare l'avversario, che veramente. Tu hai detto che siamo stati spesso in possesso di palla, io aggiungerei siamo stati spesso in possesso di palla nell'area del Benevento, Sì, cosa che è se hai vero. notato e nel passato non ci andava così. Poi, lasciamo stare che dovremmo cercare di mettere dentro certi palloni, ci sono dei tiri che avevamo visto già dentro e sono usciti poco, Iemmello per esempio, ma. Comunque c'è da ammettere che stavamo fissi in quell'area Ma e si faceva le passeggiate. volevo solo farti notare che ci sono state almeno 4 occasioni nell'arco dei 90 minuti in cui sia Iemmello che Sarno sono entrati nell'area piccola, palla al piede, e se non avessero usato quel dribbling di troppo, probabilmente quelle azioni potevano essere chiuse diversamente. Certo. Ogni tanto bisognerebbe anche tirare, però ammettiamolo, cioè comunque al di là di certi eccessi,
hanno delle capacità di dribbling che sono altissime. Lo so, Poi ma forse qualche gol. questo è un vantaggio, a volte purtroppo risulta essere un po' eccessivo, ecco, quella voglia di dribblare a tutti i costi. Anche perché non ne abbiamo uno, ne abbiamo diversi che hanno questa capacità. Considera che minimo sono tre, no? Perché Sarno, Certo. Gemmello e lo stesso Cavallaro, anche se Cavallaro, devo dire la verità, nelle ultime tre partite è tornato il Cavallaro di una volta, cioè Certo. molto utile al gioco di squadra, perché è vero, sì, Molto sa generoso, costruire capace di fare spazio, assist. però riesce a mettere in mezzo palloni pericolosissimi. Sono passati 2 volte il pallone nell'area piccola avversaria, bastava un tocco, una deviazione. In un caso è arrivato tardi Gemmello, in un altro invece il portiere è riuscito con la punta della dita a deviare di quel tanto da evitare l'intervento di Sarno. Il colpo di testa di Sarno sotto misura, che praticamente è passato a piedi di palo, a porta spalancata, prima ancora dell'1-1, no? Quindi sull'1-0. Dunque il Foggia ha creato, sì, almeno 3 palle gol abbastanza nette, che probabilmente in altri momenti, con un pizzico di fortuna in più, sarebbero entrate, insomma. Certo, questo è vero. Beh, diciamo che ce l'hanno veramente messa tutta, da questo punto di vista dobbiamo dirlo. E l'ultima cosa, il tuo giudizio su Barracco, è chiaro che ha giocato poco, però Beh, lì si è visto poco. ci vuole quell'elemento in più, almeno per come è venuto a Foggia, è venuto preceduto da una fama notevole, insomma. Indubbiamente è un calciatore che potrà essere molto utile al Foggia. Tra l'altro, è un calciatore che stava giocando, per cui non bisognerà aspettarlo i famosi 3 mesi, no, a campionato finito, prima di Come vederlo. Sarno. Giocatore con grosse capacità, sia che giochi da esterno d'attacco, sia che giochi come mezzala. Anzi, negli ultimi tempi ha fatto più la mezzala, peraltro con buoni risultati. Poi non dimentichiamo un giocatore che, insomma, ha ottenuto praticamente 2 promozioni con Latina e Trapani, e che quindi diciamo che sa benissimo vivere determinati momenti importanti. Potrebbe tornare utile soprattutto nella parte finale del campionato, quando bisognerà necessariamente accelerare per vedere di rimanere nel novero delle squadre che disputeranno i playoff. Lionetti, quando entra è sempre Ma Leonetti a me è sempre incredibilmente. piaciuto, sono rimasto contentissimo quando in pratica l'hanno riconfermato anche per questa stagione, perché è un giocatore dalle grosse potenzialità. Peccato, ecco, che non giochi con continuità, perché d'altra parte, insomma, ogni allenatore, una volta che ha individuato la formazione base, difficilmente è disposto a rischiare di cambiare. Però è un giocatore che si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, ha contribuito peraltro in quei pochi frangenti in cui ha giocato anche a vincere le partite, propiziando magari i gol dei compagni, non tanto i suoi, ha fatto anche il suo naturalmente, però è un giocatore che secondo me, anche egli, essendo tra l'altro fisicamente molto forte, potrà tornare utile in quei campi difficili, magari con i terreni un po' più asciutti rispetto a quello di Melfi, per esempio. Sì, certamente. L'ultimo commento, quella punizione, e non è la prima, di Gigliotti, è una cosa incredibile. È Non è stata la prima, è veramente. bravissimo. No, è stata spettacolare, perché non dimentichiamo che l'ha calciata da quasi 28 metri di distanza, se non 30, per cui non era neanche facilissimo, insomma, dargli quella potenza necessaria per superare il portiere, perché magari la porta la inquadri meglio stando più distante, però devi dare al pallone quella forza che eviti l'intervento del portiere, che peraltro ha individuato la traiettoria, ma non ci è arrivato, Certo, non certo. ci sarebbe mai arrivato, insomma. Tonio, però una cosa, un dubbio viene. Se abbiamo gente come Gigliotti e non è la prima volta che fa punizioni del genere, da lontano, con quella precisione, con quella forza. C'è stato Sarno che ha fatto anche lui qualcosa di molto bello su punizione, un capolavoro. Ma ci sono motivi religiosi, etici, politici per cui non tirano da fuori quando sono su azione? Perché noi su azione potremmo tante volte ci viene da dire, ma perché non tirano? Non tirano. Ma infatti la differenza tra il Foggia e il Lecce, per esempio, o il Foggia e la Salernitana in particolar modo, è che la Salernitana ha fatto tanti gol da fuori area, con tiri dalla distanza, cosa che noi vediamo molto poco a Foggia, perché questa manovra esasperata, no, fatta di tanti passaggi, a volte, ecco, magari ci sarebbe l'opportunità di chiudere prima l'azione con un tiro da lontano, cosa che avviene raramente. E sono talmente poco abituati a tirare da lontano che quando lo fanno in genere sbagliano. Vedi Agnelli, per esempio, no? Che tra l'altro ha anche un tiro piuttosto potente. Qualche Certo. volta quando Agnelli tira in porta, di solito lo fa, sembra quasi poco convinto, forse perché è proprio l'idea di gioco di De Zerbi che non prevede questo tipo di conclusione. Però è evidente che quando trovi squadre che si chiudono a riccio, devi trovarle tutte le soluzioni. Questo
di provarle tutte. Per cui anche il tiro dalla distanza può essere importante. Tra l'altro abbiamo tanta gente con i piedi buoni, per cui Lo abbiamo visto anche oggi, quindi. o per esempio cercare più spesso il fallo dell'avversario, cioè quel dribbling fatto nell'area piccola può rimanere fine a se stesso, perché prima o poi il terzo avversario toglie la palla, insomma, e non riesce a tirare in porta. Se magari questo tipo di azione la si fa al limite dell'area o ai 25 metri, Rischiano il fallo. possono, esatto, anzi, lì è sicuro che ti fanno fallo per non farti proseguire l'azione di solito, ma ti tengono lontani dall'area. Però, avendo queste doti balistiche, alcuni calciatori del Foggia, potrebbe essere una soluzione cercare più spesso il fallo, la punizione, per approfittare dei calci piazzati. Cosa, per esempio, che non ci riesce purtroppo spesso sui calci d'angolo. Oggi il Foggia ha battuto 15 calci d'angolo, che sono tantissimi, però non abbiamo mai avuto un'occasione netta proprio sull'angolo. Certo. Va bene, Tonio, sei stato gentilissimo, ti ringrazio a nome di tutti i mitici. Saluto naturalmente. Grazie sempre per la tua cortesia e gentilezza e per il riguardo che usi nei confronti degli amici che ci seguono da fuori. Ti ringrazio, alla Grazie a prossima. te, Biagio, e naturalmente buona domenica a tutti gli amici. Ciao, ciao, ciao. Udite, 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 ormai è realtà, il nostro